Buongiorno Paola e benvenuta al nostro incontro della mattina col caffè e la psichiatria. Buongiorno Francesco. Allora, oggi vorrei parlare di un argomento che secondo me è molto importante, che credo che vada un po' spiegato a chi ci ascolta, che è il tema della psicoeducazione, che in qualche maniera, provo a dire due cose, poi tu mi correggi, è un intervento di, come dire, di spiegazione, di messa a disposizione di informazioni riguardanti, nello specifico, la salute mentale, in genere i caregiver, perché la psicoeducazione è, come dire, un qualcosa che viene fatto per essere aiutati da chi si occupa di un paziente psichiatrico nella terapia, chiarendo i contorni del lavoro e a volte anche chiarendo i contorni del disturbo che il paziente ha. Ma ti prego, siccome tu te ne occupi, aiutami un po' a capire, aiuta le persone che ci ascoltano a capire che cos'è la psicoeducazione e in quali ambiti soprattutto funziona. Sì. Allora, sì, come giustamente hai detto tu, la psicoeducazione è un'educazione che riguarda un disturbo psichico ed è una tecnica di intervento che può essere effettuata sia in individuale che in gruppo e ha dimostrato efficacia diversa a seconda dei diversi disturbi, ma in tutti ha dimostrato una grande efficacia, comunque venga effettuata. In che senso? Nel senso che noi sappiamo che con il processo di deistituzionalizzazione, quindi partiamo da lontano, no? Nella storia della psichiatria, quindi già del secolo scorso, e anche con l'affermarsi di alcune teorie che riguardano, per esempio, l'importanza dei fattori stressanti nell'aumentare la vulnerabilità ad avere un disturbo psichico o ad avere un peggioramento nel disturbo psichico, si è avuto anche contemporaneamente l'idea che accanto ad una persona affetta da un disturbo psichiatrico ci dovesse essere un caregiver, qualcuno che se ne occupasse e che nella maggior parte dei casi sono i familiari. Quindi diciamo che la psicoeducazione nasce proprio come un modo per rispondere alle esigenze dei familiari e in qualche modo educarli ad una migliore comprensione del disturbo psichico, ma non solo, anche di educarli a prendere delle strategie per ridurre la tensione emotiva all'interno di una famiglia, quindi ridurre per il paziente psichiatrico le fonti di stress e quindi, come dire, diciamo, ottenere una riduzione di un parametro che non sembra un parametro clinico, ma di fatto è un parametro però importante, che è la cosiddetta emotività espressa all'interno di un nucleo familiare. Emotività espressa ci sta proprio, no, a indicare questo, cioè il termine è abbastanza esplicativo e sta proprio ad indicare tutte quelle situazioni appunto in cui diciamo le emozioni diventano eccessive, superano la soglia e quindi qualche volta assumono anche una connotazione negativa che può essere un ipercriticismo, per esempio, nella persona che ha un disturbo psichico e che quindi può, diciamo, in qualche modo peggiorare il decorso del disturbo stesso. Ecco, scusa, volevo chiederti un chiarimento. È noto che il pabulum, no? Dove si esplica la malattia mentale, il disturbo mentale, è la famiglia, che spesso è coinvolta dal punto di vista psicopatologico. Ecco, la psicoeducazione aiuta a chiarire queste dinamiche familiari, ovvero aiuta anche i familiari a diventare dei veri caregiver e non entrare, diciamo, nel circolo vizioso della patologia. Sì, esattamente questo, perché appunto la psicoeducazione consta proprio in una serie di
lezioni che vengono fatte per argomenti, le prime più banali, non so, la gestione, le caratteristiche di un disturbo psichico, perché appunto sembrano cose scontate, ma non sempre lo sono, no? Non sempre i familiari o tutti i familiari ricevono delle informazioni adeguate e corrette sul disturbo psichico, un po' per pudore o perché magari nel momento in cui accompagnano il loro congiunto alla visita o alla valutazione, non fanno tutte le domande che potrebbero aiutarli o spesso si trattengono anche per non mettere in difficoltà la persona che è loro cara. Quindi diciamo che si parte da una definizione, da una chiarificazione di quello che è un disturbo psichico a tutta una serie di altre caratteristiche, per esempio come si tratta, quali sono i trattamenti più indicati, in modo particolare quali sono i trattamenti che per esempio la persona, il loro familiare sta attuando e quali possono essere per esempio i possibili effetti collaterali, quali sono i segnali di una possibile ricaduta, l'attenzione ad alcuni parametri del benessere, come possono essere il sonno, l'alimentazione, l'attività fisica. Quindi in qualche modo appunto sono delle lezioni, appunto, un pacchetto di queste fornisce degli strumenti proprio per poter meglio affrontare il disturbo, ma anche per poter valutare quali possono essere i segnali iniziali di ricadute e quindi diciamo cercare con degli interventi che possono essere inizialmente anche solo come dire di supporto, anche solo di correzione di alcuni comportamenti, quindi come possono ridurre la frequenza delle ricadute e quindi diciamo gestire poi il disturbo nel medio-lungo termine. Questo perché sappiamo che la psicoeducazione, soprattutto per i disturbi in cui ha dimostrato delle forti evidenze, che sono disturbi mentali gravi, maggiori, come i disturbi dello spettro psicotico, come la depressione e i disturbi dell'umore, il disturbo bipolare, consentono proprio di, nel lungo termine, di ridurre le ricadute e anche di ridurre le riospedalizzazioni legate appunto all'esacerbazione acuta dei sintomi. Ecco, ma perdonami Paolo, però c'è un tema su cui vorrei un attimo soffermarmi, che riguarda proprio la psicoeducazione, che è il tema, diciamo, della disinformazione e delle false informazioni che circolano, specialmente in rete, e di cui si può, spesso accade che i familiari, più ancora spesso che i pazienti stessi, ne siano coinvolti, cioè i problemi collegati per esempio con la compliance dell'uso delle medicine, i timori collegati con gli effetti collaterali o con i danni irreparabili che gli psicofarmaci possono provocare e quant'altro. O accanto a leggende metropolitane terrificanti, tipo che, come tu ben sai, no, noi psichiatri siamo tutti venduti alle case farmaceutiche, oppure abbiamo inventato le malattie mentali che in realtà non esistono, ma che sono, come dire, delle robe che abbiamo inventato noi per giustificare la nostra esistenza. Diciamo che c'è una marea di disinformazione, di controinformazione, io dico sempre non sempre pulita e onesta, perché spesso ci sono dietro dei potentati pseudoclericali dietro, come noi ben sappiamo, tipo Scientology, tanto per fare un nome su tutti, che porta avanti un discorso di antipsichiatria intesa proprio come non chiusura dei manicomi, ma chiusura della psichiatria tout court. Ecco, in questo senso, in questo ambito, che è molto importante in rete, che non va sottovalutato, la psicoeducazione può fare molto e soprattutto nella tua esperienza fa, ovvero si superano questi pregiudizi attraverso un rapporto corretto, con i familiari, con questi corsi oppure no? Sì, fa tanto perché al di là del dare appunto delle nozioni scientifiche corrette, no? E durante per esempio i pacchetti di psicoeducazione loro hanno la possibilità di confrontarsi con tutti i professionisti e quindi appunto per esempio per la parte della terapia farmacologica con gli psichiatri, per le parti anche relative alle psicoterapie, perché non dimentichiamo, a volte c'è anche un forte pregiudizio
pregiudizio nei confronti della psicoterapia, no? Perché viene intesa come qualcosa che può, come dire, cambiare la mente, può cambiare il carattere, cioè non sempre viene vista in maniera corretta. E quindi diciamo, l'avere delle informazioni scientificamente corrette sicuramente può aiutare il familiare anche a essere più di supporto. Teniamo conto che poi spesso il familiare, anche, e anche questo è una caratteristica della eccessiva emotività espressa, no? Che proprio la psicoeducazione tenta di, come dire, tenere, di abbassare, quindi di tenere sotto controllo. C'è proprio una caratteristica che sembra positiva, ma di fatto non lo è, che è l'ipercoinvolgimento emotivo, cioè quello che noi troviamo frequentemente, soprattutto quando parliamo di pazienti giovani all'esordio della malattia, è che i familiari sono molto coinvolti nel disturbo, un po' perché appunto è giunto anche per loro magari inaspettato e un po' perché vogliono fare il massimo per poter offrire un aiuto, per cui spesso loro per primi, nel momento in cui c'è un effetto collaterale di un farmaco, tendono ad amplificarlo oppure tendono a cercare anche strade diverse pur di poter arrivare quanto più possibile in maniera, come dire, in maniera rapida ad una soluzione dei sintomi oppure uno stato di benessere fisico alla remissione. Quindi è chiaro, e questo però è comprensibile ed è, no, se è vero che è comprensibile ed è ampiamente giustificabile, è anche vero che i servizi o chi ha in cura il paziente deve poter però offrire ai familiari proprio gli strumenti per, come dire, orientarsi, no? Delle bussole per orientarsi in questa marea di informazioni che vengono date appunto dalla rete, non so, dai familiari, da chi magari conoscono ed è stato affetto dallo stesso disturbo e che magari ha dato una versione o no, o magari ha fatto una terapia diversa. Cioè, quindi sì, sicuramente diciamo, i risultati, ma ovviamente non solamente quelli che attualmente vediamo nella pratica clinica, ma sono dei risultati ormai consolidati che appunto per alcuni disturbi è ampiamente efficace, tanto è vero che rientra proprio tra gli interventi necessari da fare fin dall'esordio, cioè fin dalle prime fasi Sì, della a malattia. me sembra che quello di cui tu hai parlato lo potremmo definire con un termine di alleanza terapeutica allargata. Cioè, in realtà, la psichiatria ha bisogno di spesso, sempre di interventi complicati e complessi, non soltanto raramente un singolo specialista può risolvere i problemi, ma nei casi più gravi è una galassia di interventi che consentono il miglioramento e la cura. Ma al tempo stesso a me sembra che anche l'alleanza terapeutica, cioè la collaborazione, no? Debba essere un qualcosa di allargato. E in questo senso mi sembra di poter dire che la psicoeducazione ricerca questo, cioè ricerca un ambiente terapeutico dentro cui intervenire, un ambiente terapeutico intra e extrafamiliare, ma in cui i caregiver, i familiari, le persone che si occupano del paziente hanno il loro ruolo e che più è, come dire, cosciente, meglio è, non trovi? È una bellissima definizione quella che hai dato, sì, perché è un ambiente che cura, no? E quindi, oltre che, cioè, è come dire, oggi si parla tanto, no? Con questo termine anglosassone della shared decision making, è questo, ed è proprio un consenso allargato, cioè che non è limitato solo al paziente, ma un po', no? Tutta la famiglia, tutte le persone a lui vicine. Che collaborano alla cura e diventano un po', no, come delle sentinelle attive che magari sono attente anche nel momento in cui finisce l'ora di terapia, in cui, no, il servizio è chiuso, continuano ad attuare la cura e questo è bello, è molto bello, no? Perché poi si diventa partecipi di un unico progetto in cui ovviamente noi non possiamo
noi lo diciamo sempre ai nostri pazienti o anche alle famiglie, cioè il loro dato è un dato fondamentale perché una visita, una valutazione è qualcosa di puntuale, no? Che avviene in un momento e che ci dà sicuramente delle informazioni preziosissime su quella che è il decorso del disturbo psichico del paziente, però tanto ce ne dà, no, quella che è l'opinione, quella che è l'osservazione delle persone che stanno intorno. Certo, concludendo si potrebbe dire che in realtà quello che io spero è che dopo che la gente ha sentito la nostra conversazione, a frotte si presentino nei servizi dicendo voglio essere psicoeducato, nella misura in cui voglio veramente dare una mano seria al mio congiunto, al mio parente che non sta bene. Ecco, questo è un augurio che io mi faccio e aggiungo. Credo che troveranno le porte aperte perché il vero problema non è, come dire, fare la psicoeducazione, ma sperare che tante persone la vogliano fare entrando in quell'alleanza terapeutica allargata che è il fine ultimo del nostro lavoro. Grazie. Grazie, grazie a te. Alla prossima. Ciao, alla prossima.